La formazione è fondamentalmente il carburante necessario per il capitale umano delle aziende e il capitale umano è il motore delle aziende, per cui è chiaro che ha un'importanza pazzesca. E si fa un gran parlare di formazione. E la formazione serve per accrescere le competenze dei lavoratori, per innovarle e anche per fargliene guadagnare delle nuove, chiaramente. Nonostante ci sia veramente tanto sulla formazione a disposizione, le aziende ancora oggi nel 2021 sono un po' spaventate da quello che è il fattore costi, perché come tutto ciò che è di qualità, è ovvio che anche la formazione di qualità ha dei costi naturalmente. E forse molte aziende non sono a conoscenza del fatto che questi costi possono essere molto ridotti, se non addirittura annullati completamente, dal fatto che chi ha dipendenti ogni mese effettua il versamento dei contributi e in quel versamento è compresa anche una piccola percentuale pari allo 0,30% che qualora l'azienda decida di destinarla a uno dei cosiddetti fondi interprofessionali, che sono degli organismi che si occupano tra le altre cose proprio di organizzare la formazione per i lavoratori, con questo 0,30% la formazione viene finanziata dai fondi, per cui per l'azienda il costo è quasi inesistente. Tengo a precisare che questo 0,30% se l'azienda non lo destina ai fondi interprofessionali lo versa comunque, per cui per l'azienda non vi è alcun costo aggiuntivo ma solo benefici da questo punto di vista. Tra l'altro poi per il biennio 2021-2022, qualora la formazione sia relativa all'innovazione tecnologica e digitale, addirittura con la nuova normativa formazione 4.0 l'azienda può anche maturare un credito d'imposta spendibile su F24, quindi il connubio di queste due situazioni, formazione a costo zero e credito d'imposta, è evidente che oltre alla formazione, che è il vantaggio principale naturalmente, quello di avere lavoratori formati e all'avanguardia, anche dal punto di vista dei costi porta evidenti vantaggi alle aziende.